Partenza dall'isola artificiale di Udairi Yat, arrivo nella zona del Frangiflutti dopo 176 km alla città di Abu Dhabi, il teatro di gara della seconda tappa dello UAE Tour. Si riparte con il belga Philipsen in maglia rossa di capoclassifica e si tratta di un'altra frazione destinata sulla carta a risolversi in un volatone. Il tracciato non presenta asperità ma è molto esposto al vento, tratto finale incluso, sperimentato già nella passata edizione con la firma sprint di Caleb Iwan. Non manca neppure quest'oggi la fuga di giornata, prende forma dopo soli 5 km e anche quest'oggi i grandi animatori della tappa sono i corridori della Gazprom. Vanno inizialmente all'attacco il solito Strachov, maglia nera che vuole difendere e consolidare il primato nella classifica sprint, con lui Kukerle e poco più avanti si unirà anche Kochetkov, per cui una strana fuga a tre con tre corridori della stessa squadra. Non mancano purtroppo neppure le cadute, questa coinvolge il francese Clément David del team Groupama. La fuga è destinata ad esaurirsi ben prima del traguardo, ne sono assolutamente consapevoli tre Gazprom che l'hanno promossa, ma il senso era uno solo: consentire, ed è ciò che è accaduto, a Strachov di consolidare ma parecchio la leadership nella classifica sprint. Non si va fortissimo, lo fa notare Jasper Philipsen che ci scherza un po' su, ma l'andatura salirà decisamente nei chilometri conclusivi, come peraltro già accaduto nella prima frazione. Nel finale si passa per qualche chilometro anche dentro il circuito motoristico di Yas Marina. Tappa che procede dunque in situazione di gruppo compatto sino agli ultimi chilometri, quando cominciano le consuete manovre di avvicinamento allo sprint, per cui le varie squadre che si vanno disponendo in blocco e il passo che sale in maniera vertiginosa anche quest'oggi, ultimi 5 km con un passo medio ben superiore ai 50 km orari. Eccola la battaglia tra i treni, prova ad emergere negli ultimi 2 km quello della bike exchange. Alla fine qualche meccanismo in più di una squadra non funziona perfettamente e ne viene fuori un altro sprint di mischia, proprio come accaduto nella prima frazione. Uno sprint che diventa negli ultimi metri un appassionante testa a testa tra l'eterno Mark Cavendish e il belga Jasper Philipsen. La spunta Cavendish di un soffio nonostante il colpo di reni del belga per Cannonball. Si tratta della seconda vittoria in stagione, la 158 in carriera. A questo punto ha raggiunto André Greipel nella graduatoria all time. Prima vittoria in carriera per Cavendish allo UAE Tour e a questo punto diventano ben 28 le diverse gare a tappe nelle quali il britannico ha lasciato almeno un segno, e anche questo è una sorta di record. Va infine in doppia cifra in ambito stagionale la Quick Step, adesso alla quota 10 vittorie. È stata comunque alla fine una giornata positiva pure per Philipsen, che conserva la leadership in classifica. In realtà in questo momento il belga ha tre maglie addosso perché comanda anche la classifica a punti, e stesso dicasi per quella dei giovani. Terza tappa domani, una cronometro individuale di 9 km, tappa breve ma che delineerà la classifica. Il grande favorito è naturalmente il campione del mondo Filippo Ganna.